Buongiorno a tutti. Abbiamo il piacere di presentare il CORECOM, il Comitato per il Controllo delle Comunicazioni del Piemonte, il cui consiglio, oltre che dal sottoscritto Alessandro De Cillis, che lo rappresenta in qualità di presidente, si compone del vicepresidente avvocato Gianluca Narciso e del commissario avvocato Vittorio Del Monte. Il CORECOM è un organo del Consiglio regionale del Piemonte, è organo funzionale dell'Agicom ed è altresì organo di consulenza, gestione e controllo della Regione in materia di comunicazione. Il CORECOM, d'intesa con il Centro di Produzione RAI, regola i programmi dell'accesso consentendo ai soggetti collettivi organizzati come associazioni o enti locali l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive della RAI a diffusione regionale per svolgere attività di comunicazione attraverso trasmissioni autogestite. Tra le molte funzioni, quella per cui il CORECOM è più nota è la gestione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni, come ad esempio operatori telefonici o televisioni a pagamento. Quando un utente ritiene che i propri diritti o il contratto sottoscritto non siano rispettati, il CORECOM è l'organo a cui ci si deve rivolgere per la gestione gratuita della controversia, senza la necessità dell'assistenza di un difensore. Ma la domanda più importante è: il CORECOM funziona? Sì, funziona anche molto bene. Tenete presente che nel corso del 2016 il CORECOM Piemonte ha chiuso 5.500 contenziosi e la percentuale di accordi è stata dell'80%, restituendo una somma complessiva di 2 milioni di euro tra conciliazioni e definizioni. Passo la parola all'avvocato Vittorio Del Monte. Grazie. Le procedure di conciliazione presso il CORECOM Piemonte è di facile e agevole accesso per i cittadini e le aziende piemontesi. Questa procedura è particolarmente importante perché è totalmente gratuita e quindi consente di avviare un confronto immediato, celere e tempestivo con le aziende di telecomunicazione. L'aspetto però fondamentale è che questo procedimento avanti il CORECOM Piemonte è un procedimento privo di inutili e superflui adempimenti procedurali e quindi si svolge con termini certi, precisi e soprattutto brevi. Ma come fare per accedere a questo procedimento di conciliazione? È molto semplice, è sufficiente andare sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, visualizzare l'area dedicata al CORECOM e qui il cittadino o l'azienda troverà tutte le istruzioni necessarie per poter presentare la propria istanza attraverso modulistica semplice e di facile consultazione. È altresì importante ricordare che il CORECOM ha avviato la possibilità di svolgere i tentativi di conciliazione in ambito territoriale attraverso l'utilizzo della cosiddetta web conference, ossia videoconferenze nell'ambito delle quali a livello territoriale presso gli URP della Regione Piemonte, siti nei capoluoghi di provincia, il cittadino o l'azienda potrà recarsi e quindi trattare a distanza la sua istanza. In ogni caso, qualora il tentativo di conciliazione non dovesse svolgersi con esito positivo, il cittadino avrà un'ulteriore soluzione, ossia quella di presentare un'istanza al CORECOM per la definizione in via amministrativa della controversia. E quindi lascio nuovamente la parola al mio presidente. Tra le altre funzioni che svolge il CORECOM, ricordiamo che vigila sulle trasmissioni radiotelevisive, vigila sul rispetto della par condicio durante le tornate elettorali e referendarie, vigila in materia di campi elettromagnetici, vigila sul rispetto della normativa ai sondaggi sulle testate giornalistiche, gestisce il ROC, il registro degli operatori di comunicazione, gestisce i programmi dell'accesso e vigila e promuove il principio della parità di trattamento con particolare riferimento all'utilizzo offensivo discriminatorio dell'immagine della donna. Passo la parola al vicepresidente avvocato Narciso. Nell'ambito delle generali funzioni di vigilanza si distinguono le funzioni del CORECOM in ordine alla vigilanza per quanto riguarda i programmi dell'emittenza radiotelevisiva locale sulla tutela dei minori, per cui si possono presentare delle segnalazioni nel caso in cui appunto di programmi lesivi della tutela del minore e il CORECOM darà seguito a tali segnalazioni. Bisogna altresì ricordare le importanti funzioni relative al diritto di rettifica, per cui chi si ritiene leso dalla diffusione di immagini o dichiarazioni ritenute contrarie a verità può prima chiedere all'emittente di mandare in onda una propria dichiarazione di replica, poi in caso contrario, nel caso in cui non abbia avuto soddisfazione, può inviare al CORECOM la relativa segnalazione e il CORECOM, qualora ritenuta fondata, può darvi seguito ordinando all'emittente tale replica.
L'acronimo AIAR significa Associazione Italiana Ascoltatori Radiotelevisivi. Nasce nel 1954 con la televisione. Il nome dell'associazione è proprio Associazione Spettatori Onlus, che a breve diventerà Associazione Mediali Onlus. L'AIAR deve occuparsi della tutela dei minori. Tutela dei minori che non è garantita totalmente dalle leggi, in quanto è possibile anche oggi trasmettere dei programmi con alti contenuti nocivi per i minori. L'AIAR non abbassa la guardia ed è presente sia nelle istituzioni con un proprio rappresentante nel Consiglio nazionale degli utenti dell'AGICOM e sia nei vari mezzi di stampa, web. A proposito di web, dobbiamo dire che l'AIAR ha un proprio sito www.aiar.org ed è presente sui principali social network. Fino ad ora l'AIAR si è occupata di fare giornate di studio, corsi indirizzati a genitori, educatori e ragazzi per un'educazione consapevole ai media. Oggi dobbiamo fare un passo in più. Dobbiamo non educare ai media, ma dobbiamo educare dei cittadini mediali. Cittadino mediale sta a significare il passaggio da spettatore, che è un fruitore passivo, quindi privo di responsabilità, a spettatore, che è un protagonista, è colui che si racconta, che costruisce dei contenuti che poi condivide e mette in questo nuovo spazio. Cittadino mediale vuol dire abitare una cittadinanza mediale, che è la rete, e quindi bisogna conoscerne tutte le dinamiche che sono al suo interno e saperne riconoscere soprattutto le ambiguità dalle opportunità. Questa consapevolezza porterà a non meravigliarsi di fronte a certe risposte della rete. Quindi il cittadino mediale è un cittadino responsabile, di conoscere soprattutto le ambiguità dalle opportunità. Questa consapevolezza porterà a non meravigliarsi di fronte a certe risposte della rete. Quindi il cittadino mediale è un cittadino responsabile, di stare in un mondo, questo mondo virtuale, che ha le sue regole da rispettare, altrimenti si ribella. Per capire e arrivare ad essere un cittadino mediale, devo passare dall'ottica del usare la rete al vivere nella rete e quindi non più concepire la rete solo come proiezione di bisogni, ma concepirla soprattutto come proiezione della coscienza. Nel momento in cui io sono in rete, faccio cadere il confine fra reale e virtuale, diventano un tutt'uno, per cui non posso applicare due comportamenti o due modi di essere. Io non posso dire faccio il bullo in rete perché nessuno mi vede e faccio la persona per bene fuori. No, perché questo confine non c'è più. Se noi vogliamo dare anche alla rete un'etica, ce la dobbiamo mettere noi. Bisogna potenziare quella che deve essere la cultura della rete, che non si deve limitare solo a delle competenze tecniche e legali, ma deve abbracciare tutta la persona nei suoi comportamenti, nelle sue emozioni, nelle sue esperienze quotidiane e quindi anche digitali. Va da sé che tutto questo comporti una collaborazione attiva e sentita da parte delle famiglie, della scuola e di tutte le istituzioni religiose laiche che si interessano a questi problemi. Mai abbassare la guardia. Per quanto riguarda le derive della rete, il cyberbullismo, le campagne di odio, la pornografia. Mi auguro che quanto detto dia un po' la misura di quello che deve essere un cittadino mediale, perché se a questo si arriva, il cittadino mediale potrà vivere in rete con molta più serenità, potrà godere di questa meravigliosa finestra sul mondo. La Fondazione Alberto Colonnetti è una biblioteca storica internazionale di letteratura per ragazzi, un centro studi e una casa editrice.
Nasce nel 1965 e la sua storia è strettamente legata a quella di Laura Badini Confalonieri e del marito Gustavo Colonnetti, che la dedicano al figlio Alberto scomparso in tenera età con l'intento di offrire un'opportunità educativa e culturale a tutti i bambini. Fin da ragazza, Laura si dimostra sensibile ai problemi sociali, con particolare attenzione al mondo dell'infanzia. Segue una sua naturale inclinazione, divenendo una profonda conoscitrice della letteratura per ragazzi. Sposa giovanissima Gustavo Colonnetti, ingegnere, scienziato, professore universitario e poi padre costituente, che supporta Laura in quella che diventa una vera e propria missione, la promozione della lettura e della cultura anche nelle classi sociali più umili. Laura si dedica con entusiasmo anche a numerose attività assistenziali. A lei dobbiamo la fondazione del primo asilo montessoriano e delle prime biblioteche ospedaliere, che la fondazione continua a supportare con estensione alle comunità alloggio. I Colonnetti donano la loro biblioteca personale al comune di Pollone, in provincia di Biella. Il patrimonio librario della Fondazione si è arricchito negli anni attraverso donazioni di privati e biblioteche e comprende circa 15.000 libri e periodici per ragazzi, pubblicati dai primi dell'Ottocento alla fine del Novecento, tra cui testi rari e difficilmente reperibili altrove, oltre ad un cospicuo archivio familiare. Oggi continuiamo a promuovere e realizzare attività allo scopo di suscitare nei giovani l'interesse e l'amore per la lettura. Molte sono le occasioni di incontro: il corso di rilegatura e piccolo restauro, l'animazione alla lettura, la lettura ad alta voce, i laboratori nelle scuole e le letture nei luoghi pubblici come i parchi cittadini, i tram storici e i battelli sul Po, proposti dalla Biblioteca della Regione Piemonte. La Fondazione organizza abitualmente eventi letterari con accompagnamento musicale eseguito dal vivo, in sede o in altri punti di incontro cittadini. È impegnata nella promozione della mostra itinerante Infanzia rubata, che attraverso le foto del fotografo e sociologo americano Lewis Wicksine mette in evidenza il fenomeno, ancora purtroppo attuale nel mondo, del lavoro minorile nell'America dei primi del Novecento. Partecipiamo inoltre ad alcune fiere librarie come Portici di Carta. Dal 2006 la Fondazione è anche una casa editrice che si dedica a riscoprire temi e personaggi del passato e ad affrontare argomenti di attualità culturale e sociale. La Fondazione Colonnetti è a disposizione di tutti coloro che condividono la passione per il libro e per la lettura. Vi aspettiamo per leggere liberi. Buongiorno. 23 anni fa abbiamo costituito l'Associazione Amici di Palazzo Reale Onlus, prefiggendole due scopi principali. Il primo, far acquisire agli associati una approfondita conoscenza storica, artistica e architettonica del Palazzo Reale di Torino. E due, collaborare con la direzione nell'opera di valorizzazione del palazzo, e cioè tutela, restauro, divulgazione e soprattutto riapertura progressiva al pubblico di tutta la reggia torinese. Dal 1994 ad oggi l'associazione è cresciuta raggiungendo il numero di oltre 800 soci, dei quali soltanto un centinaio però volontari effettivi sul campo. Ciò che anima l'associazione è l'amore per questa che è la più importante residenza sabauda.
Posizionato nel cuore di Torino e fulcro dei musei reali, il Palazzo Reale viene innalzato dopo che la città acquisisce il ruolo di capitale del Ducato Sabaudo nel 1563. Tra 600 e 800 il palazzo viene ingrandito e ampliato grazie a una serie di architetti e artisti di chiara fama come Ascanio Vitozzi, Filippo Juvarra, Claudio Francesco Beaumont e Pelagio Palagi. Teatro di importanti avvenimenti storici, quali la concessione dello Statuto Albertino nel 1848, il palazzo ha visto susseguirsi sovrani illuminati e grandi combattenti. Oggi le collezioni sabaude ritrovano unità e coordinamento grazie a un percorso di visita che, partendo dal primo piano nobile di Palazzo Reale, conduce all'Armeria Reale, alla Galleria Sabauda, al Museo Archeologico e alla Biblioteca Reale. Ciò è possibile a seguito dell'istituzione del complesso dei musei reali, accessibili con un unico biglietto. L'attività dell'associazione si inserisce in questo ampio percorso, operando in piena collaborazione con la direzione dei musei reali. Il venerdì, il sabato e la domenica offriamo al pubblico la possibilità di visitare a rotazione ambienti altrimenti difficilmente visitabili, come l'appartamento della regina oppure le reali cucine. I nostri volontari guidano con passione e competenze i visitatori alla scoperta di sale di rara preziosità e fascino, rievocando i grandi personaggi che vi hanno vissuto, senza dimenticare però gli aspetti legati alla vita quotidiana di una residenza, spesso più ricchi di aneddoti e curiosità. Presso la nostra sede, collocata all'interno del palazzo, vengono organizzati corsi di approfondimento e conferenze rivolte alla formazione dei volontari e di quanti tirocinanti si apprestano a diventarlo. Sempre nello stesso spazio, il mercoledì e il sabato, è attiva la nostra segreteria, ovvero il centro operativo che gestisce gli oltre 800 soci. Nell'ottica di divulgazione e promozione della Reggia Torinese, l'associazione ha finora ideato e realizzato 4 pubblicazioni: il Palazzo Reale di Torino nella guida della città, Palazzo Reale Comera, attraverso gli specchi di Palazzo Reale e 15 anni di restauri. Infatti, grazie alle offerte raccolte tra i visitatori e ai fondi pervenuti a titolo di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, l'associazione ha potuto finanziare il restauro di diverse opere all'interno di Palazzo Reale, a cui recentemente si sono aggiunte alcune tele della volta della Sala dei Paggi, la grande tela di Jan Mill nella Sala del Trono e le cornici lignee dei dipinti del fregio della Sala della Colazione. Nel novero delle iniziative didattiche va ancora ricordato come l'associazione proponga ai propri soci, specie volontari, brevi viaggi culturali alle residenze reali in Italia e all'estero, oltre a visite a mostre, musei e dimore storiche del territorio. Saremo lieti di accogliervi a Palazzo Reale in occasione di una delle nostre visite guidate il venerdì, il sabato e la domenica. Il calendario è riportato nel nostro sito www.amicipalazzoreale.it insieme agli altri programmi culturali dell'associazione, quindi visite, piccole gite, conferenze, visite a mostre e musei.